nel segno del 3. 3 come i ceffoni che il Teramo rifila alla Lupa Roma, 3 come i punti che mancavano per raggiungere l'agognato 0 e togliere il maledetto meno in classifica, ma soprattutto 3 come i minuti che servono a Mirko Petrella per spaccare la partita e indirizzarla sui binari del diavolo. Lui, il piccolo senatore, uno di quelli che c'è sempre stato, anche quando i riflettori si accendevano altrove. E lui adesso a prendersi il Teramo sulle spalle e condurlo via da quell'ultimo posto in cui per qualche ora lo aveva relegato il Savona con la vittoria del Fattori. E dire che Petrella dall'inizio non gioca, perché Vivarini cambia ancora e sceglie la coppia Moreo da Silva, che non fa male, anzi, perché l'airone Xentella costringe Mangiapelo a complicarsi un po' la vita al terzo, mentre i piazzati del brasiliano al 18esimo e al 35esimo fanno gridare due volte al gol il pubblico del Bonolis, costretto poi a ricacciare per due volte l'urlo in gola. La Lupa è poca cosa, senza D'Agostino infortunato e con Di Michele in panchina, e Tulli l'unico che dà segnali di sé in una gara in cui i laziali sembrano quasi giocare a non prenderle. Il piano funziona, ma fino a quando si fa male da Silva in chiusura di tempo, perché al posto del sudamericano entra proprio il fantasista di Pratola. Fa riscaldamento supplementare durante l'intervallo e la cosa deve aiutarlo parecchio, perché pronti via scappa a tutti e supera Mangiapelo con un lob morbido. Il Teramo va in vantaggio e la partita cambia radicalmente, almeno dal punto di vista psicologico, perché dopo 180 secondi il dribbling che inventa sempre Petrella è da applausi, ma l'azione nulla sarebbe se non fosse anche coronata da un altro tocco dolce che supera ancora Mangiapelo e chiude di fatto la partita con 40 minuti di anticipo. Il Teramo però è scatenato, passano altri 6 giri di lancette e l'appoggio sbagliato di Cane libera il sinistro di Moreo. Prima rete in biancorosso per l'attaccante, che mima l'airone come caracciolo e mette ancor di più in ghiaccio la gara. Da qui in poi è solo attesa del triplice fischio. La Lupa centra il palo esterno con Pasqualoni, minuto 58, la sventola di Cecchini dall'altra parte, altra nota lieta in casa biancorossa, scalda i guanti di Mangiapelo. Petrella scatenato vorrebbe anche il 3 in chiusura. Massella, minuto 92, entrato da poco per Tagliarol, chiude troppo l'angolo e non inquadra la porta di Tonti, che rimane imbattuta per la prima volta quest'anno, e per il Teramo è una notizia buona, almeno quanto essere tornati a quota 0 in classifica, con una vittoria netta e aver trovato, anzi, non aver mai perso, uno come Mirko Petrella, che già scalpita per la prossima partita, che arriva subito, si torna in campo mercoledì alle 15 con il Pisa di Gattuso.